rete, i social sono macchine, come sappiamo, che ormai governano il mondo in qualche maniera, spostano l'opinione pubblica, capi di governo comunicano quasi ormai esclusivamente, purtroppo attraverso brevi messaggi non sempre totalmente ragionati prima. Quindi è un mezzo che si sta dimostrando potentissimo e anche pericolosissimo, ma anche molto affascinante. In particolare Twitter, dove sono presente, è forse il social sul quale si possono esprimere di più concetti che hanno a che fare con la propria idea politica, con la propria idea del sociale e anche promuovere il proprio lavoro. Quindi sono lì per questo e cerco di portare avanti piccole battaglie, ma proprio micro battaglie come quella che sto cercando di fare con un gruppo di scienziati a difesa del nostro pianeta. Si chiama Green Heroes, sono ambasciatore dell'UNHCR, quindi mi occupo anche di questo, lo faccio molto volentieri. E poi scrivo anche stupidaggini, metto belle foto, quadri di pittori che mi piacciono, faccio vedere donne del cinema che ho ammirato moltissimo e che ammiro anche dal punto di vista proprio maschile. Quindi sono un po' un fesso anche. La distanza che i social creano tra la realtà e quella che è là dentro è molto preoccupante, bisogna sempre tenerla invece viva e presente. Insomma, il mondo fuori è meglio, è sicuramente meglio, è più profondo. Andare a teatro si può fare soltanto andandoci fisicamente. Per fortuna il teatro in televisione è ancora peggio, il telefonino fa schifo, non si può guardare, quindi siete costretti a tornare a teatro a vedere questi curiosi personaggi che fingono di essere qualcuno che non sono davanti a voi, che fingete di credere che loro siano veramente quelli che fingono di essere. Quindi è un gioco meraviglioso e non può che essere di collaborazione. Quindi la rete va bene, ma il teatro è meglio.